altrove, cioè luoghi comunque differenti rispetto. Allora c'è anche Arturo. È arrivato. Vieni anche tu allora. No, no. Alla fine è riuscito ad arrivare anche Arturo Bertoldi, quindi saremo in tre. Allora, non si sente? Massimo? Dovete venire più vicini. C'è un divano vuoto, C'è un divano vuoto qua davanti. Non siamo abituati al grande pubblico. Ciao. Abbiamo appena iniziato. Sì. Sì, si sente, forse un po' tanto. No, va bene, Massimo. Grazie al vento. Fischia un po'. Basta. Fischia il vento. Vai. Allora, parlando di viaggi, vabbè, la prima domanda la rivolgo a Giorgio, in quanto noi tre comunque siamo stabili, diciamo, in sede a Reggio Emilia, e magari il viaggio diventa un percorso che da Reggio Emilia va all'esterno. Tu invece ormai da qualche anno stai vivendo un'esperienza al di fuori di Reggio, e diventa, cioè, il tornare qui diventa un viaggio, è il luogo dove abiti in un certo senso, è appunto l'Uzbekistan, a Tashkent per la precisione. Com'è l'esperienza comunque di passare la maggior parte del tempo in un altro luogo, soprattutto così diverso da qui? Non è così facile, insomma, da rispondere. Prima di venire qua mi è capitato di leggere una cosa ieri di un filosofo di cui ho molta stima, che si chiama Walter Benjamin, un libro che ho trovato qua a metà prezzo, perché il prezzo intero era davvero bestiale, 90 euro. Cioè, è un autore che amo molto e che è stato, secondo me, uno di quelli che ha riflettuto di più sul fatto dello spazio, di muoversi dentro uno spazio. Ecco, la cosa che mi ha colpito è che lui è quello che ha scritto, che ha teorizzato la figura del flaneur, no? del bighellone che va senza nessuna meta, facendo di questo un modello di conoscenza. La cosa che mi ha colpito, che non sapevo, è che lui ammette che fino ai 30 anni non sapeva distinguere la destra dalla sinistra. Allora mi sono chiesto, dico, che cosa vuol dire viaggiare? Una delle prime cose che mi viene in mente è proprio che viaggiare vuol dire sapere perdersi. Ora, l'esperienza che sto vivendo adesso non la chiamerei un vero e proprio viaggio, più che un viaggio somiglia a un esilio, che è un'altra cosa. Però sia il viaggio che l'esilio hanno qualcosa in comune, che è il fatto di poter essere un trauma benefico. In che senso? Secondo me è un trauma benefico. Nel senso che quando è che uno si sente in viaggio? Secondo me uno si sente in viaggio quando gli comincia a mancare un po' la terra sotto i piedi, non si sente più sicuro dello spazio che padroneggia, e questo può fare paura, ma può anche creare un'eccitazione, una specie di euforia. Se io penso al viaggio, non mi viene in mente la mia esperienza di adesso, francamente. Mi viene in mente i primi viaggi che ho fatto, cioè quando a 16 anni sono andato da Pesaro ad Assisi in autostop, o del primo viaggio che ho fatto all'estero, andando a Parigi in treno e poi da lì in Spagna. Perché? Questo viaggiare è un po' come leggere. Io sono convinto di una cosa, per esempio, che non si legga mai più nella propria vita
con la stessa intensità con cui si leggeva un libro a 18 anni. Cioè, se io ricordo i primi libri che ho letto, mi sembrava che questi libri, cioè entravo nei libri come se io non esistessi più. Adesso non mi capita più, cioè nel senso che ho più un doppio sguardo, cioè non ho più questa immersione totale. Questo mi dispiace, ma forse è così per tutti. Così anche i viaggi, se penso all'esperienza del viaggio mi vengono in mente i primi viaggi. Perché i primi viaggi? Perché nei primi viaggi c'è una specie di immersione totale, per cui non so, ogni metro quadrato dello spazio diventa una cosa affascinante da esplorare, da vedere. E per cui forse non è più possibile viaggiare con la stessa intensità con cui si è fatto il primo viaggio, in cui tutto era meraviglioso. Cioè tutto era incantevole. E poi si continua a viaggiare, si fanno dei viaggi per conoscere. Cioè adesso qua sono, per esempio, sono stato invitato anche perché è stato detto che io ho fatto viaggi con fotografi, fra cui anche Fabio. Dove siamo stati insieme, per esempio, in Slovenia, in un campo profughi in Slovenia. Ecco, mi piace molto, per esempio, viaggiare con i fotografi, perché mi impone il fatto che il viaggio sia anche un esercizio di osservazione. Però questo non era una cosa che io prefiggevo quando facevo i primi viaggi, perché era qualcosa di spontaneo, era un'apertura verso l'altro, cioè viaggiare è scoprire l'alterità, adesso usando i termini filosofici un po' così. E questa scoperta dell'alterità, quando è all'inizio, è molto forte. È molto forte perché vuol dire che esci dal recinto familiare, dal recinto delle abitudini e queste cose. Poi viaggiare può diventare appunto un esercizio di osservazione, cioè cercare di accorgerti del mondo che hai intorno. Questo è chiaro che nelle abitudini questo mondo che è intorno spesso scompare. Per quanto riguarda la mia esperienza, tornando al fatto che adesso sono via da qua più di 4 anni, mi è capitato 2 volte nella mia vita che ho fatto dei viaggi che sono stati dei piccoli esili, senza essere un vero e proprio esilio, nessuno mi cacciava via. Però era come se il fatto di fare semplicemente un viaggio per tornare non fosse più sufficiente. E allora, così, sentire questo bisogno di essere in un altrove, anche per ricordarti il mondo che hai lasciato, insomma, cioè i viaggi sono anche viaggi nella memoria, più si va avanti. E viaggiare nella memoria vuol dire anche riconoscere qualcosa che non ti sei accorto di conoscere e che te ne accorgi soltanto quando te ne sei allontanato. Cioè lo stesso Benjamin, quando va a Mosca, dice la prima cosa che ho scoperto a Mosca è il fatto che ho scoperto Berlino, cioè la città che ho appena lasciato. Allora Fabio, volevo collegarmi alla fotografia. Appunto, si è parlato di Vidonci, siete andati in questo campo profughi in Slovenia e avete fotografato persone che comunque non erano in viaggio, però non erano neanche nel posto dove erano nate. Qui a Suburbia, là in fondo, ci sono le mostre dei giardini, che comunque sono tra i ritratti, ci sono molta gente che appunto non è nata a Reggio, diciamo in un certo senso un viaggio più o meno diciamo voluto, insomma.
La fotografia collegata al viaggio, intesa poi tra l'altro come investigazione, diciamo, in queste realtà comunque più deboli, più povere, come, che approccio hai e soprattutto come, come si riesce a cogliere la sensibilità di questi sguardi, di questi viaggiatori involontari? Sì, allora tutti i miei lavori sono nati dall'idea di descrivere un luogo attraverso le persone che lo frequentano. Questo luogo può essere molto vicino a casa mia oppure molto lontano e non cambia il mio modo di avvicinarmi alle persone. E, in particolare nel lavoro di Vidonsi, che è stato fatto assieme a Giorgio nel 99, il luogo era un campo profughi in Slovenia che ospitava profughi di due diverse guerre, i bosniaci che abitavano in questo campo ormai dal 94 e i kosovari appena arrivati dalla guerra del Kosovo in corso. E in questo lavoro abbiamo, e dico abbiamo perché è stato fatto più o meno a due mani tra me e Giorgio, nel senso che io fotografavo e lui scriveva e capivamo di fare un qualcosa insieme nello stesso momento, e abbiamo un po' avvicinato e parlato con queste persone in maniera abbastanza normale, cercando di raffigurare una situazione che di per sé era drammatica, ma da un punto di vista il più possibile neutro e anche per descriverla appunto sotto il punto di vista della vita quotidiana e non di tutti i disagi che queste persone potevano vivere. E, mentre invece il lavoro di Suburbia, quello che vedete qui, è un po' un'indagine sul centro della città che diventa periferia, quindi queste persone che si sono spostate dai luoghi dove vivevano, sono arrivate a Reggio Emilia e vivono lo spazio della città in un modo abbastanza diverso da come lo vivono le persone che abitano a Reggio, occupando in un certo senso gli spazi pubblici. Beh, io sono una persona che non ama viaggiare, che non fa fotografie di viaggio, che ha sempre vissuto nella casa dove è nato, quindi non mi sono mai spostato tanto, però ho sempre avuto questo grande privilegio appunto di fare le fotografie, quindi di poter osservare una situazione, che essa sia lontana o vicina non importa, da un punto di vista abbastanza privilegiato, perché quando lavori, quando fotografi, devi scegliere delle cose da guardare che poi le analizzi, le fotografi, te le porti a casa e in un secondo tempo le mostri, e tutto questo percorso può essere in un certo senso un viaggio, perché tu fai una elaborazione del luogo dove sei stato e la porgi agli occhi delle persone che devono guardare le fotografie. Arturo, tu sei un viaggiatore un po' particolare, nel senso che ricerchi dei luoghi, delle cose nei posti dove vai, e cerchi qualcosa che è di un passato ben definito. Da cosa è nato ciò e soprattutto, cioè, come fai questa selezione, perché hai questo occhio particolare rispetto comunque a un'architettura, un mondo che comunque in parte, cioè, non c'è più? Beh, il mondo che non c'è più riguarda tutto quello che è legato al comunismo, infatti io sono molto felice di essere stasera con lui, perché so che lui vive in un posto che potrebbe essere un po' la mia Disneyland. No, diciamo questo, in realtà faccio anche di peggio oltre a quello che ti ho raccontato. La cosa che ha detto Giorgio mi trova molto d'accordo, anche perché credo che una delle cose importanti che bisognerebbe raccontare quando si parla di viaggio è che una cosa sono i viaggi e una cosa sono le vacanze. Cioè, nel senso che adesso si è portati a pensare che una cosa vale l'altra, invece sono due cose assolutamente differenti. Io poi non vado mai in vacanza, però cerco sempre di viaggiare, cioè, nel senso che d'estate non vado via, poi mi succede come la settimana scorsa, che ho preso un giorno di ferie perché ho deciso di andare a vedere il monumento di Bresci che c'è a Carrara, e mentre ero lì sono andato a vedere il santuario della Madonna di Montenero che c'è a Livorno, perché è una cosa che mi interessava e perché poi forse non farò nessuna settimana al mare.
Questo però secondo me può essere un modo per ricercare tracce particolari della propria, del proprio passato, dei propri ricordi, ricordi di persone che tu hai conosciuto. La passione di cui parlava invece il signor Telecitofono è che fra le mie passioni, io normalmente, quando, allora premessa, io non mi interessa la natura, viaggio soltanto per città, e una delle mie passioni è frequentare o sedi di partiti comunisti, potrei scrivere forse la guida europea alle sedi dei partiti comunisti, se volete poi vi posso anche raccontare, le migliori da vedere, le più simpatiche, dove ci sono i custodi più intelligenti, eccetera, eccetera, o altrimenti tracce, diciamo, di quello che è la storia e i posti dove la storia ha rullato, ha distrutto, ha segnato profondamente la vita delle persone, non tanto la vita dei grandi. Quindi ci possono essere queste, cioè luoghi dove cioè sono vissute, convissute, cresciute, morte, speranze, oppure anche un'altra cosa che mi piace visitare, io invito anche a visitare luoghi dove ci sono state ad esempio grandi battaglie. Per me è una cosa molto affascinante andare a vedere posti dove per tutta una serie di ragioni migliaia di persone sono morte o hanno affrontato pericoli incredibili. Si riesce a capire molto di quello che succede in una città, molto di quello che è successo nella vita di una nazione, se si vedono questi luoghi assolutamente particolari e assolutamente non turistici. Si riesce a capire come la retorica serva soprattutto, a mio parere, a nascondere il non voler ammettere la follia della cosa che ha creato tutto questo, che può essere applicato anche in alcuni risultati nei paesi dell'est, e questo credo che possa comunque, per dire una cosa che poteva far piacere anche a Benjamin citata all'inizio, straniarti, cioè crearti qualcosa che effettivamente ti fa mancare la terra sotto i piedi, ti mette in gioco le cose che pensavi, le cose in cui hai creduto, le cose che ti hanno portato in quel posto. A me succede normalmente quando vedo queste cose particolari, quando affronto queste cose particolari, la gente più semplice affronta la propria vita, i dolori della propria vita, i pericoli della propria vita, è un po' come dire, un viaggio interiore, mi permette di chiarire le ragioni delle mie paure, le ragioni e gli strumenti che utilizzo per affrontare le mie paure e le cose che mi circondano. Allora, si è parlato di viaggio e vacanza, effettivamente capita sempre più spesso che comunque le due cose vengono confuse. Spesso quando si fa un viaggio, diciamo, è per scoprire qualcosa che è differente da qui, e si torna, diciamo, diversi da quando si è partiti, in un certo senso. Spesso però al giorno d'oggi, comunque, da quello che la comunicazione ci dice, o comunque molti messaggi ci fanno passare, che il mondo comunque è tutto uguale, no? E quindi non c'è più, diciamo, la possibilità di viaggiare, perché comunque i mezzi di spostamento sono veloci e rapidi rispetto a una volta, e comunque determinati prodotti, determinate cose si trovano ovunque. Per te il viaggio è ancora una possibilità, cioè è ancora realizzabile comunque un viaggio in cui quando si torna si è diversi, cioè gli altrovi sono visibili, cioè sono tangibili, oppure ormai sono solo creazioni e effettivamente comunque tutto il mondo si è, diciamo, globalizzato in ogni senso? No, io credo che il mondo sia molto poco globalizzato, francamente, cioè si è globalizzato nell'informazione, insomma, ma non, questo non vuol dire che tutto il mondo è uguale, insomma. Quello che diceva lui adesso, come Arturo, che gli piaceva viaggiare per le sezioni, le sedi del Partito Comunista, è una cosa che amo anch'io, cioè, insomma, oppure di andare a vedere i luoghi delle battaglie, no? Mi ricordo c'erano alcuni autori americani, insomma, di fantascienza degli anni 50 e 60 che mi piaceva, tipo Philip Dick, Robert Sheckley e così via, dove c'erano questi racconti, dove c'erano quelli che chiamavano i buchi spazio-temporali. Ecco, un viaggio è un po' entrare in un buco spazio-temporale. Cosa vuol dire? Cioè che si parla, cioè
quella che si intende come globalizzazione spesso è semplicemente l'immagine che l'informazione dà del mondo. Il mondo è molto più vario, molto più complesso e anche molto più interessante, credo. Per esempio, adesso mi viene in mente una piccola storia, insomma, mi è venuto in mente a proposito delle sedi del Partito Comunista. Nella città dove sono adesso, in Uzbekistan, Tashkent, la capitale, ci sono dei rifugiati del Partito Comunista Greco, arrivati nel 48-49, perché chiesto l'asilo politico in Unione Sovietica. L'Unione Sovietica utilizzava l'Uzbekistan come le repubbliche dell'Asia centrale, come una specie di provincia estrema dell'impero, per cui quando non volevano avere qualcuno che rompesse troppo le balle, li mandavano lì. E una delle esperienze più forti che ho fatto, per esempio, è stato di andare a una festa di questi greci, figli, nipoti di partigiani comunisti, che hanno chiesto, che avevano chiesto più di 50 anni fa l'asilo politico all'Unione Sovietica, si sono trovati lì, che hanno costruito un piccolo microcosmo, per cui capisco il suo interesse per le sezioni del Partito Comunista, perché vuol dire parlare già di qualcosa un po' andato, insomma, no? Però questi microcosmi non sono, cioè sono poi abitati dalle persone e le persone vivono in questi posti e diventano come l'identità, una piccola identità, una piccola patria, si dice adesso, no? Di queste persone. Per cui c'è, questi greci hanno la casa del popolo, il busto di Marx, il ritratto di Lenin, è come se in un certo senso la storia si fosse fermata. La festa più importante che fanno è una festa che la chiamano la festa del no, ed è il no che i greci hanno detto a Mussolini quando Mussolini aveva chiesto di liberare la Grecia, e questa è una specie di festa dell'orgoglio patriottico, no? Di questi greci uzbeki che sono lì da 50 anni, persi insomma in questo grande macrocosmo che era l'Unione Sovietica, no? E che sono creati questo piccolo microcosmo come se la storia non fosse andata avanti, no? E mi ricordo, io ho abitato anche in Svizzera quasi 3 anni, ho insegnato per esempio a Basilea, e a Basilea insegnavo in un corso delle 150 ore a degli operai siciliani, ma non siciliani, di un piccolo paese della Sicilia, le pendici dell'Etna, e quando arrivavo in questo circolo dove andavo a insegnare mi sembrava davvero di vivere un'esperienza di entrare in un buco spazio-temporale, cioè sprofondavo in un'altra dimensione dello spazio e del tempo. Ora, si parla tanto di globalizzazione come se il mondo fosse tutto uguale, come se tutti fossero giovani, belli e efficienti. Però i piccoli microcosmi, ce ne sono tanti di questi microcosmi, dove la gente vive, continua a vivere con delle regole, che, con dei comportamenti, con dei valori, che non vengono ovviamente raccontati più da nessuno e sembra che non esistano più. E credo che sia interessante, insomma, andare in giro come fa Arturo a cercare questi posti non per nostalgia, ma per rendersi conto che non è vero che tutta la gente vive nello stesso modo. Questa è una grande balla, insomma, è una grande menzogna. E, non so, nella città in cui abito ci sono 150 etnie. Ci sono i coreani venuti da Vladivostok, ci sono i bashkiri, gli uiguri, e ci sono tanti di questi microcosmi, no? Microcosmi che si stanno mano a mano perdendo, perché è chiaro che con la caduta dell'Unione Sovietica e col nazionalismo che è nato, cioè
inevitabilmente queste minoranze, cioè una specie di melting pot, insomma, un po' a esaurimento, no? Quello che sto osservando. Queste minoranze mano a mano si estinguono, emigrano, però ci sono, ce ne sono tante, ma ce ne sono tante anche qua, perché non so, ci sono i cinesi, ci sono i ghanesi. Che cosa sappiamo di questo, no? Cioè, credo che sia utile quello che fa Fabio di andare di viaggiare anche all'interno della città per cercare di conoscere i mondi paralleli che ci sono, no? in questa città, e non credere che la realtà è soltanto quella che ti racconta l'informazione. Un altro di questi viaggi fotografici che hai fatto a Reggio in via Roma, che forse è stata la prima periferia della città. È un progetto, diciamo, è stato un viaggio fotografico abbastanza lungo fra, diciamo, progetto di elaborazione e poi dopo di uscita della pubblicazione. Che tipo di atteggiamento hai avuto quando sei entrato con Fabrizio all'interno comunque di via Roma, e che viaggio è stato, diciamo, quello di via Roma? Beh, è stato molto intenso e interessante, perché in un giorno e mezzo, in due giorni, abbiamo fotografato più o meno una cinquantina di persone e abbiamo percorso via Roma in lungo e in largo per molto tempo, incontrando la gente, parlando con loro, entrando nei negozi, entrando nelle case e in certo modo scoprendo un pezzo della città che pensavamo di conoscere, ma che in realtà non conoscevamo per niente. E questo appunto grazie alla macchina fotografica, al fatto che stai facendo un lavoro, al fatto che in quel momento sei, come dicevo prima, un osservatore privilegiato rispetto a quando cammini normalmente per strada. Via Roma in particolare è estremamente interessante per la differenza di popolazione, di ceti sociali e di attività che ci sono nella lunghezza di 500 metri, dove da un lato si trovano le banche, gli studi degli avvocati, i negozi di antiquariato, e dall'altro le prostitute, gli spacciatori e quant'altro, tutto condensato in una via che dal centro della città porta alla circonvallazione. E tutto quanto condensato in un miscuglio di razze, di persone, che cambia continuamente. Molti negozi e molte persone che abbiamo fotografato ormai 4 anni fa adesso non ci sono più e hanno lasciato spazio ad altri posti. E anche lì la descrizione di una situazione attraverso le persone può essere un modo per far capire, più di tante fotografie di cronaca, che comunque sono necessarie per documentare degli eventi, però anche fotografare solamente le persone, dove vivono, dove abitano, può fare capire alcune cose che invece vengono lasciate da parte da altri modi di comunicare. Ti devo fare un'altra domanda in questi 3 progetti. Che tipo di atteggiamento hanno avuto le persone che volevi fotografare rispetto all'essere fotografati? Beh, dunque, per il progetto che vedete qui, Giardini Pubblici, è stato molto difficile. Ho trovato grande diffidenza da parte degli stranieri al volersi fare fotografare, perché soprattutto perché non capivano che cosa stavo facendo, io non riuscivo a spiegarglielo al 100%. Ad aggravare la cosa, naturalmente, può essere il fatto che molti di questi non hanno una posizione legale così chiara, quindi hanno anche paura della polizia o che queste fotografie vengano messe in giro oppure sui giornali, e quindi questo è stato molto, molto difficile. Ho trovato e ho scoperto che non c'è di fatto integrazione fra noi e gli stranieri a Reggio, perlomeno per quella che è stata la mia esperienza, perché comunque, anche se i Giardini Pubblici sono pieni di gente di tutte le nazionalità, e quando camminiamo possiamo anche essere affascinati da questa cosa, però di fatto sono tanti piccoli blocchi che non si parlano fra di loro e soprattutto non parlano alla città. Mentre invece
Per quanto riguarda il lavoro di Vidonsi, fatto con i profughi kosovari bosniaci, è stata una dinamica molto diversa, anche perché in quel luogo ho lavorato allestendo un set fotografico all'interno del campo profughi e facendo le polaroid a tutte le persone. Si creava in questo modo una specie di gioco fra me e loro, uno scambio oltre che di emozione di fronte alla macchina fotografica, ma anche di fotografie vere e proprie che io scattavo e consegnavo a loro, e quindi questo ha fatto sì che ci fosse una grande partecipazione e soprattutto una grande attenzione al momento in cui si stava fotografando. E devo dire che ogni lavoro e ogni luogo ha delle dinamiche diverse e comporta difficoltà più o meno diverse, anche se l'atteggiamento del fotografo è più o meno uguale, però le persone che sono davanti, quello che succede intorno e il luogo dove si è può condizionare il lavoro e può farlo diventare una altra cosa rispetto a quello che c'era prefissati di fare. Non sempre le intenzioni che hai quando ti appresti a fare un lavoro si possono tradurre in quello che va a finire il lavoro. Tante volte si parte con un'idea che poi viene modificata a metà, e che è una roba anche della fotografia stessa, cioè le condizioni del luogo possono mutare quello che è il progetto del fotografo. Arturo, succede che quando uno viaggia, spesso comunque, si ritorna e la prima notte in cui si dorme nel proprio letto ci si sente come di non capire quanto tempo sia stato via, cosa sia successo, ci si sente un po' cambiati, o comunque non si capisce bene, perché comunque il ritorno ti pone, diciamo, a riabituarti a certe cose e a rivederle comunque non più nella stessa ottica, diciamo, quasi incosciente o abitudinaria che comunque si ha quando si cresce in un posto, e cambiano un po' di dimensioni. Tu prima hai parlato di ricordi, di situazioni. Pensi che siano appunto il fatto di non riuscire a cancellare il viaggio che pone dei cambiamenti, che pone una difficoltà a ritornare a casa? Domande complicatissime. Guarda, non lo so. Forse perché la domanda è complicata. Effettivamente non lo so. Io non riesco quasi mai a dimenticare nulla di quello che vedo quando sono in giro. Tant'è vero che praticamente ho una sorta di enorme memoria tipo computer su tutte le cose che ho fatto. Anche perché normalmente vado a vedere cose talmente minoritarie e inutili che poi fondamentalmente o le memorizzi o altrimenti quello che diceva prima lui, cioè non ci sono libri che raccontano di profughi del KKE persi, quindi o te li ricordi oppure non faccio mai foto, appunto perché voglio integrare la memoria. Non penso però che questo cambi poi in realtà definitivamente come tu vivi il posto in cui abiti, anzi devo dire che forse una delle altre cose, se vogliamo utilizzare sempre i parametri del viaggio come lo immagino io, come immaginava anche Benjamin, citato all'inizio, io ad esempio, a me piace molto viaggiare anche dentro Reggio Emilia, cioè io ho la fortuna o la sfortuna di avere una madre molto anziana che ha 80 anni, la quale ha una visione di Reggio Emilia ferma praticamente agli anni 50, dove tutti si conoscevano. E quindi ho praticamente una sorta di archivio storico della mia città e di tutti i suoi sconvolgimenti. E questo mi permette quindi di avere alcune dritte per capire come la città è cambiata. Però ad esempio mi sembra assolutamente surreale che noi viviamo in una città dove ad esempio non conosciamo alcuni quartieri. Allora, non dico fare la vacanza a Barregalla o a Rosta Nuova, però forse prendersi su e andare a vedere quartieri che tu non conosci, perderti in questi quartieri. Io lavoro anche, non è che sia un nulla facente, però ad esempio qualche giorno fa ho scoperto che in una traversa di via Papa Giovanni c'è una piazza che sembra quella dove è stata girata una scena di Arancia Meccanica, che non c'entra assolutamente niente con le circostanti. Quindi credo che forse effettivamente puoi viaggiare anche nella tua città, non necessariamente andando lontano e quindi giocare con la memoria, anzi io credo che
tutte le cose che tu riesci a accumulare, che poi ti saltano fuori di colpo perché scopri, non so, che i biscotti che mangiavi a Berlino finalmente li hanno importati, li trovi il mangiare che mangiavi in Germania al Lidl, quindi sei contento perché volevi proprio quella cosa lì e non potevi andare a prendere la macchina e andare fin su a Berlino a comprarla, o andare ad Aldi, che è un altro discount tedesco dove quella roba costa poco, perché lì c'era quel tipo di biscotti. Quindi credo che tutto quello che poi in realtà riesci a immagazzinare è comunque una straordinaria ricchezza. Forse la vera differenza fra vacanze e viaggio è che quando tu torni dalle vacanze fondamentalmente ti sono rimaste cose che se tu le fai in Africa, in Germania, a Parigi o a Baragallo sono praticamente le stesse cose. Se invece viaggi e riesci a memorizzare anche in posti più improbabili, quelli che visito io, sicuramente hai nella tua memoria cose che sono assolutamente soltanto tue, che possono essere veramente soltanto tue, raramente anche forse con le persone che ha viaggiato con te, che ha avuto la pazienza di portarti a fare, non so, un tour per i discount che ci sono in Germania, ad esempio, che è l'ultima cosa che ho fatto l'anno scorso. E credo che questa forse è la vera differenza fra viaggiare e fare il turista. Un'altra cosa, fra i luoghi minori che hai visitato, diciamo, quali sono quelli che, diciamo, consiglieresti la visione anche ad altre persone? Pubblico adulto. La visione a pubblico adulto, una delle cose che a me più straordinarie e meno visitate che mi è toccato scoprire è un posto che si chiama Prora, non so se l'avete mai sapevo. Prora è straordinario. Cosa fai la prossima settimana? Che poi ci sono le ferie. Allora, se voi non sapete bene cosa fare e pensate che Berlino ormai ci vanno tutti, prendete la macchina e andate verso il nord, andate verso... c'è qualcuno di voi che è stato a Prora? No, si vede, andate molto in vacanza voi. Oppure non girate per partiti comunisti. Allora, andate verso il Baltico. Nel Baltico c'è una cosa che si chiama Ruge, che è una sorta di penisola, c'è un qualcosa che c'è stata Ruge, però non sei stata Prora. Sei andata a Ruge perché ci sono le bianche scogliere di Ruge, che ci sono in tutti i dizionari, tutti i sussidiari, in tutti i libri che raccontano del romanticismo. Comunque a un certo punto a Ruge, non dove sei stato un po' più avanti, c'è una cosa che si chiama Prora. Prora è una... come definirla? È nata come colonia marina e di vacanze costruita da Hitler per i simpatici e allegri operai tedeschi, che una volta ogni tanto devono pur riposarsi. È una costruzione lungo il mare, però credo che sia lunga, credo, 9 chilometri, cioè, 7 chilometri. Immaginate un palazzo lungo 7 chilometri, quindi un'infilata di cemento lungo il Mar Baltico, uno dei mari più tristi che l'Europa ci offre, sempre grigio, sempre con un po' di tristezza, uno guarda il Baltico e vuole morire, si volta, c'è questa infilata, una sorta di, non so, via Fenulli all'infinito praticamente, potete immaginare, molto grande, dove ci devono stare dentro 15.000 persone, organizzate a turni di 15 giorni, quindi arrivano 15.000 persone, avevano il teatro, avevano... E la cosa che viene a dire straordinaria, e questo è frutto anche della straordinaria storia della Repubblica Democratica Tedesca, è che a Ruge non c'è arrivata la guerra. Quindi il palazzo è stato finito da Hitler, è stato finito durante la guerra, e quindi fondamentalmente non c'è mai andato nessuno a fare le vacanze a Ruge, però il palazzo c'è nei suoi 7 chilometri lungo il Baltico. Durante la Repubblica Democratica Tedesca, con questo amore che loro avevano per il... forse perché si sentivano un po' anche parte di quel passato, anche se non volevano ammetterlo, in un angolo credo che ci sia stato soltanto una caserma dell'Armata Popolare, dell'esercito della Germania Est, il resto è rimasto. Quindi uno va là, chiaramente come tutte le cose del Baltico c'è prima una foresta, poi dietro c'è la costruzione, poi c'è il mare, e quindi c'è Ruge 1, Ruge 2, Ruge 3, Ruge 4, Ruge 5, scusa, Prora 1, Prora 2, Prora 3, perché è lunghissima, attraversa la foresta e vede questa immensa costruzione a memoria, che secondo me è anche molto peggio dei campi di sterminio, che è un altro luogo dove vi invito ad andare, che secondo me è interessante da visitare, perché è fondamentalmente un monumento alla follia della dittatura, insomma, che poi in realtà è una delle radici dell'Europa. Io ad esempio ci andrei lì, cioè, ci volevo anche tornare, ma è un po' fuori mano, insomma. Un altro aspetto, se si vuole rimanere su questa cosa qua, perché secondo me forse anche lì per trovare una delle radici dell'Europa, è la scuola elementare dove hanno firmato la fine della Seconda Guerra Mondiale,
fuori Berlino, c'è stato. No, non sono stato a Tashkent, ma ho corrisposto per parecchi anni con una ragazza di Tashkent quando c'era il Partito Comunista. E uno che amava il pugilato, ma chiedeva sempre delle foto di benvenuti. E questo è incredibile perché effettivamente, forse per paura, forse non so per quale ragione, lì il tempo si è fermato, la Germania Democratica. Quindi tu arrivi in questa periferia tedesca tutta linda, e c'è un enorme carro armato russo parcheggiato in un giardino, perché dietro appunto c'è una scuola elementare dove è stata firmata la pace, la fine della seconda guerra mondiale. Con la passione che avevano i russi per queste cose un po' macabre, tutto è rimasto come allora. Quindi sembra che siano appena usciti quelli che hanno firmato la pace. Però adesso, visto che concludo in bellezza, in realtà è venuta in mente la cosa dove vi consiglio di andare, dove lui sicuramente c'è stato, e spero anche voi, che invece il comando della Stasi. Siete stati al comando della Stasi? Dove andate in vacanza? C'è stato il comando della Stasi? Ecco. Allora, Berlino Est chiaramente, è stato mantenuto per un colpo di culo, si può dire in televisione, sì, il palazzo dove c'è il comando della Stasi. Voi avete visto le immagini in televisione, la gente che distruggeva gli archivi, In realtà hanno distrutto un altro palazzo, il palazzo dove c'era il comando di Milke, dove viveva Milke, che è l'inventore comunista paranoico della Stasi, uno che era contento perché nel suo curriculum vitae aveva il fatto che aveva ammazzato fisicamente un nazista, quindi era diventato per questo uno dei più importanti comunisti della Germania Est, è stato completamente salvato, cioè nel senso che uno entra e ci sono i divanetti in finta pelle della Germania Est, chi ha visto Goodbye Lenin può avere anche dei momenti di felicità, ci sono le sale dove loro si incontravano, c'è il baretto dove loro andavano dopo aver fatto le riunioni, dopo aver deciso come schedare gli abitanti della Germania Est, con improbabilità le persone che servono da bere sono le stesse che ci lavoravano perché hanno un'età intorno ai 60 anni, quindi sicuramente hanno mantenuto, hanno costruito anche in realtà un museo dove spiegano tutti i vari disastri fatti dalla Stasi. La cosa incredibile è che oltre a questo viaggio nel tempo, nella paura, nel terrore, è che intorno c'è una specie di, anche lì, di via Fenulli, c'è un quartiere, e questo quartiere era la Stasi, cioè abitavano tutti lì. E, come dire, adesso c'è la posta tedesca e tante altre strutture statali, però è stato mantenuto, è difficile da trovare perché il nome è un nome tedesco, non si chiama Museo della Stasi, ma si chiama Museo della Memoria Condivisa, Critica, quei nomi lunghissimi tutti attaccati, Però secondo me un'altra radice dell'Europa potrebbe essere questa. Grazie. Allora, ti volevo fare una domanda come docente di italiano a Tashkent. Tu osservi i tuoi studenti che bene o male hanno il viaggio, per loro non è una cosa così facile, anche spostarsi da una città all'altra dell'Uzbekistan per molti è un lusso che si possono permettere poche volte nella vita. Ne trovi altri che comunque attraverso l'ambasciata, l'università possono venire in Italia. Che differenza vedi per persone che non, il viaggio può essere proprio un'eccezione nella vita rispetto comunque a quando eri studente qua in Italia, vedevi insomma l'inizio delle vacanze, le partenze, comunque un aspetto diverso, c'è cioè una prospettiva diversa rispetto al viaggio. Che differenze ci sono fra i giovani diciamo a cui insegnare qua in Italia e i giovani uzbeki? Ma la differenza è grande, insomma, nel senso che là non si viaggia, cioè non c'è l'idea di fare un viaggio per andare a vedere un posto. Si fa un viaggio perché c'è un parente da andare a trovare, cioè come succedeva credo da noi fino a 30, 40, 50 anni fa, insomma. Perché un amico mi raccontava che una volta sulle vie Emilia negli anni 50 d'estate ci si metteva fuori a contare in agosto le macchine segnando le targhe delle macchine che andavano al mare, insomma, no? E in Uzbekistan è così, insomma, nel senso che la gente non va in vacanza, non fanno viaggi per andare, cioè chi ha viaggiato è perché ha un parente, una zia, o perché si è spostato come città ad andare a studiare da una parte all'altra o perché è andato a lavorare. Ora, la cosa che può essere interessante è, siccome
Alcuni di questi poi usufruiscono poi di borse di studio, per cui il primo viaggio che fanno è grazie a una borsa di studio, cioè nel senso che viaggiare è un lusso, cioè se la gente non ha, cioè, se il problema primario è quello di arrivare la sera, insomma uno non è che pensa che cosa faccio, che viaggio vado a fare. Allora, però mi è capitato di vedere molti che sono andati in Italia con una borsa di studio e che poi sono tornati, per molti di loro questo è stato il primo viaggio. A volte può essere un po' pericoloso questo, perché c'è quello che si dice lo shock culturale, insomma, no? Cioè nel senso che insomma, trovarsi in un altro mondo e poi insomma arrivare qua dove tutti hanno il telefonino, dove cioè sulle solite cose che si dicono sempre, insomma, dove oggettivamente insomma c'è un'esposizione meno di merce, insomma, che è infinitamente superiore rispetto a quella che si vede lì. Dico esposizione perché poi questa merce non è che sia accessibile a tutti, questo lo sappiamo, insomma, no? Però questo può ovviamente confondere, creare anche così qualche mito, non so, dell'Occidente, del mondo. Per cui insomma il pericolo, cioè là non c'è l'idea che uno va a fare un viaggio perché vuole andare a vedere un posto, insomma. Cioè, direi che nessuno l'ha mai fatto. E se si viaggia, appunto, cioè si viaggia perché si è garantiti, si viaggia per studiare, per cui qualcuno di questi è venuto a studiare e poi è tornato indietro. E questo è alcune volte che può aver creato dei problemi. Oppure si viaggia, lì molti viaggiano perché cominciano a fare le guide turistiche, cioè nel senso che accompagnano i turisti in giro per Samarcanda, Bukhara, Khiva, insomma tutte le varie città insomma dell'Uzbekistan. Ma non c'è questa idea del viaggio che possiamo avere noi, però questo non vuol dire che loro non viaggiano, cioè anche un bambino che, non so, che è stato trovare un'estate la nonna in Russia, quello probabilmente è un viaggio molto più intenso di un nostro viaggio a Capo Nord, insomma. Cioè, nel senso che si può anche viaggiare e andare a trovare i parenti, no? Cioè, dipende sempre dai canali percettivi che tu hai aperto. Certo, là non è un problema che ci si pone, cioè dove andiamo quest'estate. Cioè, una mia studentessa mi dice che d'estate andava in biblioteca perché c'era fresco. Allora, dopo questa domanda ci sono gli interventi e domande, cioè siamo una TV appunto di strada, è una TV abbastanza aperta che vuole coinvolgere anche il pubblico, certe volte in maniera anche abbastanza violenta. Quindi cioè, se avete qualcosa da raccontare, da dire o da chiedere, fatelo pure. Vabbè, ti volevo chiedere una cosa. Vidonci è stata, diciamo, un viaggio fotografico. Ti volevo chiedere perché hai scelto comunque di farlo e come è stato, diciamo, entrare in una realtà talmente precaria di gente che comunque ha un'esperienza forte, come appunto essere profughi di guerra, e quali sono, diciamo, state le attenzioni che hai dovuto prestare rispetto a questa esperienza? Il tutto è nato nel 94, avevo appena fatto un lavoro di ritratto in una casa per anziani, stavo cominciando a fare una serie di ritratti in bianco e nero e contemporaneamente era scoppiata la guerra in Bosnia l'anno prima e c'erano continuamente immagini in TV terrificanti di corpi straziati, di situazioni terribili che erano certamente vere, ma ho pensato che ci poteva essere anche qualcosa d'altro e ho provato appunto a raccontare un pezzo di questo conflitto in corso anche dal mio punto di vista. Ho contattato un'associazione di volontariato che lavorava in questo campo profughi e mi sono unito a loro appunto con la mia attività di fotografia.
Devo dire che il fatto di essere andato in gruppo è stata una cosa che mi ha aiutato molto, perché comunque non andavo là solo per fare delle foto, ma c'era anche tutta una serie di attività che le altre persone facevano e nella quale io mi sono inserito, e quindi questa situazione ha fatto sì che io venissi immediatamente accettato molto molto volentieri da parte di queste persone. Il lavoro è poi continuato, perché sono andato in questo campo anche un anno dopo a fare un altro pezzo di lavoro in bianco e nero che ha costituito poi una mostra fotografica nel 97, e queste due prime parti sono lavori solamente su profughi bosniaci che frequentavano questo campo. E mi ha incuriosito molto poi proseguire questa esperienza, in quanto appunto, come dicevo prima, nello stesso luogo venivano ospitati profughi di diverse guerre, quindi cambia il nome, cambia l'anno, ma di fatto il luogo rimane, il problema non si risolve, le persone sono sempre lì. E quindi sono ritornato, questa volta con Giorgio, questa volta fotografando a colori, andando a cercare anche aspetti diversi, andando nelle camere degli adolescenti, ho trovato i manifesti degli attori, le foto dei cantanti, ho trovato delle situazioni che potevano essere molto vicine agli adolescenti italiani, e però di fatto queste persone avevano solamente questo, rinchiuso in queste quattro mura in un container. Erano anche il loro atteggiamento verso di me era una roba molto curiosa e molto, molto triste, in quanto ero il fotografo venuto dall'Italia e le ragazze si atteggiavano a me quasi come se fossero delle fotomodelle. C'era questo gioco fra me e loro che per certi versi era molto divertente, ma molto, molto, molto crudele e drammatico per altri, perché comunque io dopo due giorni me ne andavo via e loro rimanevano lì. Anche lì comunque ho affrontato le persone con grande naturalezza. Stavo dicendo prima, con un mio amico che mi chiedeva come mai le persone fotografate da me erano tutte quante tranquille, io ho detto ma forse perché io sono molto più timido di loro, e quindi quando mi metto davanti a loro automaticamente tutti quanti si mettono tranquilli. No, a parte gli scherzi, è sempre il modo col quale ci si inserisce in un ambiente e ci si approccia agli altri che poi rende una situazione più o meno facile da fotografare o più o meno spontanea. Ho sempre cercato nelle mie fotografie di affrontare le persone frontalmente, sono tutti ritratti, non sono mai fotorubate, e quindi c'è sempre questo dialogo fra il fotografo e il soggetto che è la base del ritratto fotografico. Non so se è questo che volevi sapere. C'è qualche intervento, qualche domanda? Allora Arturo, invece ti volevo chiedere, prima parlavi appunto di curiosità nelle sedi dei partiti comunisti di tutta Europa, cioè come sono? Perché me l'avevi già accennato un'altra volta, ma non hai continuato. Prima o poi scriverò una guida turistica, non lo so, dipende. Quella più simpatica è la sede dei partiti comunisti irlandese, nel centro di Dublino, a Temple Bar, è nascosto in mezzo ai negozi più VIP che ci sono adesso a Dublino, credo che sia Essex Street, nascosta dentro una storica libreria, la Connolly House praticamente, mi è chiamato così. È molto simpatica perché sembra di fare praticamente un viaggio nel tempo, e allo stesso tempo uno dei tanti film irlandesi che vanno di moda adesso, è piena di vecchietti, quasi tutti di un'età incredibilmente avanzata. Io ho fatto una settimana a Dublino, tutte le mattine andavo lì, ci passavo un'oretta e mezza parlando con questi vecchietti, conoscendo anche personaggi straordinari. C'era uno molto anziano che aveva partecipato alla guerra di Spagna con Long, quindi tutte le volte mi raccontava sempre lo stesso fatto, ma lui era contento. Questa sicuramente è quella più caratteristica, non so, è molto più, quella francese da un senso
di quando un partito comunista era forte, adesso non conta più nulla, è tutta fatta da un grandissimo architetto brasiliano, un grandissimo. Per quanto riguarda il partito comunista francese, vi consiglio di andare alla festa dell'umanità, che è l'altra mia passione, cioè andare alle feste dei partiti comunisti. Poi cosa posso dire ancora come altra sede? È carina quella del Partito Comunista Austriaco, un po' in periferia, sono molto scontrosi, scorbutici e ti trattano molto male, perché pensano che gli italiani sono, a prescindere dal partito in cui sono iscritti, troppo poco comunisti. Però hanno di bello che hanno una bellissima libreria anche loro, perché normalmente i partiti comunisti, quelli che contavano pochissimo, erano pagati dai russi, quindi facevano un giornale, avevano una bella sede, avevano una libreria. La libreria del Partito Comunista Austriaco è una delle più centrali di Vienna, guardando la chiesa di Santo Stefano, sulla sinistra andando avanti c'è una libreria molto bella, un'altra libreria dove vedete fuori libri normalmente sociologici, quella è la libreria del Partito Comunista Austriaco, che gli permette di guadagnare i soldi per fare i loro giornalini. Come dire, straziante quello del Partito Comunista Belga, che è in via Stalingrado, anche lì piena di vecchietti, i vecchietti sono una caratteristica. Quella, diciamo, più spumeggiante, che ti fa voglia ancora di fare delle cose così, di uscire sventolando la bandiera rossa, è la sede della PDS tedesca a Berlino. Il PDS è un partito assolutamente spumeggiante, che è molto diverso da quello che raccontano in Italia, è la sede storica del Partito Comunista tedesco, la Karl Liebknecht-Haus. Andateci, perché effettivamente è un viaggio in un modo impensabile per i tedeschi, per dei tedeschi, però per essere, diciamo, di sinistra adesso, nel senso che tu entri ci sono i punk a bestia insieme ai pensionati che leggono il Neues Deutschland, che è il giornale del partito, ci sono vecchietti che attaccano manifesti con il loro ex segretario vestito da paracadutista, però siccome, se voi siete appassionati di queste paccottiglie, non lo so, io sì, ha mantenuto all'interno, uno apre una piccola porticina, sembra una cosa quasi da fiaba, ed entra dentro in un negozio della Germania Est completamente integro, dove puoi fare la spesa come se ci fosse ancora la Germania Est, cioè comprare la borsa delle lampadine Rosa Luxemburg, e poi fare tutta una serie di acquisti di cose, la Club Cola, tutte le cose appunto di Goodbye Lenin. Queste forse sono le sedi più divertenti, insomma. Parlavi del fatto di scrivere una guida. Solitamente quando si intraprende un viaggio, una vacanza, ci sono un sacco di guide scritte sui vari luoghi, posti, così via. Tu, cioè, per fare questo tipo di viaggi, per ricercare questi luoghi, come ti prepari? Dopo chiamano la polizia però loro. Quando non c'era internet, scrivevo ai partiti comunisti. Chiedevo dove abitavano e li andavo a trovare. Adesso c'è internet, molto molto più semplice, si è persa anche un po' di poesia. Se no sì, io normalmente quando vado in una città prendo l'elenco telefonico, mi è successo a San Francisco, mi è successo a Las Vegas, dove c'è la sede del Partito Comunista Americano, e cerco la sede del Partito Comunista, oppure il partito tipo comunista, insomma, quindi l'elenco telefonico c'è in tutti i posti. E vi consiglio anche, se siete in giro, la biblioteca Carlo Marx a Londra, che è una cosa interessante andarci, sono dei bellissimi murales dedicati alla guerra di Spagna, ma visto che ho questa passione un po' di necrofilia, oltre che una quantità straordinaria di pubblicazioni, c'è anche la ricostruzione dello studio che aveva Lenin quando studiava a Londra, quindi se vuol proprio, e normalmente c'è anche lì un vecchietto che ti accompagna e ti fa toccare la sedia dove Lenin si è seduto, la scrivania che ha toccato, la penna che usava, e se tu dimostri quel minimo di interesse ti fai un amico, insomma, dopo ti offrono il tè, poi ti chiedono perché sei venuto lì, quindi questa può essere un'altra cosa interessante. Allora, volevo sapere se c'era qualche domanda o qualche intervento. Niente, faccio un'ultima domanda a Giorgio, poi dopo, vabbè, vi ringrazio prima di tutto per l'orario, perché è stata una sperimentazione, diciamo, anche questa, per partecipare all'inaugurazione della mostra di Fabrizio Cicconi, e poi anche per animare questo spazio che è da poco aperto, e cui vi invito anche a proporre idee e altri incontri che realizzeremo da qui in avanti con Telecitofono, insomma, siete i benvenuti sempre in un certo senso.
Allora, si parlava di incontri di persone nell'ultima parte. Abbiamo parlato comunque del viaggio da vari punti di vista, ma gli incontri personali, i racconti delle persone che si incontrano appunto durante il viaggio, che significato hanno e cosa rimane da questo? Mi viene in mente ad esempio appunto l'Uzbekistan, perché c'è questa accoglienza fortissima verso il visitatore e il viaggiatore. Ma non so che... Difficile dire cosa rimane, insomma. Ci sono luoghi in cui... Ecco, una cosa che colpisce, insomma, questo l'ho anche scritto, insomma, rispetto a viaggiare in Europa o viaggiare in Uzbekistan, come diciamo nei paesi in via di sviluppo, che vuol dire poi paesi poveri, è che qua non ci sono i bambini, invece altrove uno trova il mondo pieno di bambini. Cioè, anche Gianluca è venuto a Bucarà, è testimone che uno si muove sempre col codazzo di bambini dietro. Però il fatto che siano scomparsi i bambini dalle strade qua, è anche un po' quello, cioè Pasolini diceva che erano scomparse le lucciole, no? E che su questo aveva fatto delle riflessioni anche molto importanti. Ora non sono scomparse solo le lucciole, sono scomparsi anche i bambini, cioè se non ci fossero gli extracomunitari, insomma, nel senso che è scomparsa la strada, che vuol dire? Cioè che la strada è semplicemente un ponte fra un posto e l'altro. Ecco, viaggiando in Uzbekistan incontri persone, incontri sguardi che non ti scappano, incontri molti bambini, perché c'è ancora una vita di strada, cioè la strada esiste ancora. Qua mi sembra che la strada sia abbastanza scomparsa, cioè appunto la strada è semplicemente un percorso che fai da un punto all'altro dello spazio, mentre invece in Uzbekistan, come in tutti i paesi appunto più poveri in via di sviluppo, la strada quando cammini ti capita di incrociare di fumé per non farsi vedere neanche da quelli che camminano, insomma, no. E...